Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo dei somatotipi, quindi mesomorfi, endomorfi, ectomorfi. È una domanda che mi state facendo da tanto tempo, mi state chiedendo il mio punto di vista. In realtà personalmente ho sempre cercato di eluderla perché non mi ha mai convinto come classificazione, ma soprattutto non mi ha mai convinto come viene interpretata ed utilizzata. E in questo video cercheremo di capire perché e cercheremo soprattutto di dare altre diverse tipologie di classificazioni che possono essere effettivamente utili per la nostra programmazione di allenamento e alimentazione. Allora, partiamo col concetto: che cos'è il somatotipo? Tendenzialmente l'idea è che ogni persona può essere suddivisa in tre differenti somatotipi o categorie, ossia una categoria endomorfica, che viene contraddistinta da un livello di massa grassa tendenzialmente più alto, quindi persone che tendono ad accumulare più peso, spalle strette, fianchi tendenzialmente larghi, anche metabolismo tendenzialmente lento e corporatura bene o male robusta. Una seconda categoria, che è quella mesomorfica, in cui c'è una buona proporzione muscolare, un livello di massa grassa che è medio, tendenzialmente forse anche un po' basso, ma soprattutto un'alta percentuale di massa magra, quindi una persona che tende a prendere muscolo molto facilmente, un metabolismo che è comunque nella media ma non è troppo basso, quindi non è troppo depresso. Infine un'ultima categoria, che è quella ectomorfica, in cui si ha un aspetto tendenzialmente un po' più giovanile, si è tendenzialmente più alti, con leve un po' più lunghe, una BF molto molto bassa e allo stesso tempo una difficoltà a prendere massa muscolare, quindi quello che noi a Roma definiamo il pennellone, no? Quello tutto alto e lungo lungo. E questa è l'idea di base, nel senso che io mi riconosco in una categoria, per ogni categoria c'è una tipologia di allenamento, una tipologia di alimentazione che è più adeguata. Questo perché idealmente, per esempio, l'ectomorfo ha difficoltà a prendere muscolo, quindi è il cosiddetto hard gainer, quello che ha difficoltà a crescere, quindi deve mangiare tante tante calorie, allenarsi poco perché sennò brucia troppo, eccetera eccetera, mentre l'endomorfo deve cercare di tenere sempre il cardio in massa e discorrendo. Insomma, sono un sacco di stereotipi che derivano proprio dall'identificazione nostra in ognuna di queste tre categorie. Ora, perché non mi piacciono queste classificazioni? Allora, in primo luogo non è detto che vi riconosciate in ognuna di queste categorie. Io per esempio tendo a prendere BF molto facilmente, quindi ho un set point di BF abbastanza alto, ne ho già parlato. Da questo punto di vista potrei essere un endomorfo, ma al tempo stesso ho difficoltà a prendere muscolo, ho un'ossatura sottile, quindi non sono robusto, quindi da questo punto di vista mi classificherei piuttosto su un ectomorfo e i due protocolli alimentazione e allenamento collidono. Quindi non saprei realmente che cosa applicare, e questo è un primo punto. Il secondo punto è che lo stile di vita che abbiamo è completamente differente, nel senso, ok, facciamo finta che sono un ectomorfo, anche Mario è un ectomorfo, però io e Mario abbiamo stili di vita completamente differenti e lo stile di vita impatta profondamente quello che è l'allenamento e l'alimentazione ideale. Quindi logicamente anche da questo punto di vista è impossibile basarsi su principi alimentari che sono codificati per tante persone, se queste tante persone in realtà poi hanno stili di vita, organizzazione, lavoro, quel che vi pare, completamente differenti. Terzo punto che mi viene in mente è il background. Ecco, ok, io e Mario facciamo finta che abbiamo anche lo stile di vita differente, quindi due ectomorfi, due stili di vita differenti, però Mario magari viene dal judo, cioè un background completamente diverso, io invece sono stato sedentario fino adesso, quindi anche da questo punto di vista magari lui è arrivato a sbloccare determinate possibilità di allenamento, alimentazione, eccetera, che io non sono ancora in grado di sbloccare. Si pensi semplicemente alla performance, al grado di performance di attivazione. Magari Mario riesce ad attivare bene diversi distretti muscolari, quindi ha bisogno di meno volume per poter effettivamente stimolare il gran dorsale, per dire. Quindi già da questo punto di vista vediamo che dei protocolli di allenamento possono essere completamente differenti. Io magari avrò bisogno di fare tanto lavoro sui grandi schemi, tanto lavoro di connessione mente-muscolo, un protocollo di allenamento che è proprio del neofita, mentre Mario dovrà comportarsi come un avanzato, e questo sicuramente incide molto di più rispetto al fatto che sia io che Mario siamo ectomorfi. Quindi diciamo questo, che i somatotipi sono delle macro classificazioni per andare a raggruppare altre tipologie di classificazioni, che sono poi queste ad essere utili, e cerchiamo quindi di basarci su queste, nel senso, per sapere che devo mangiare tanto se ho un metabolismo tendenzialmente veloce, non mi serve sapere che questo metabolismo veloce può essere dovuto al fatto che sono ectomorfo, non mi importa, ho un metabolismo veloce, ho difficoltà a prendere peso, ok, mangio tanto, quindi il fatto che sia ectomorfo, mesomorfo o endomorfo non mi serve a niente, perfetto. Quindi detto questo, cerchiamo di capire effettivamente quali sono delle classificazioni, delle diversificazioni che possono esserci utili. In altre parole, quali sono le classificazioni che raggruppano una serie di persone, di individui, su cui posso basarmi non solo per identificarmi e capire come allenarmi o meno, ma anche magari
come impostare, classificare quelli che sono i miei clienti se faccio personal training e via discorrendo. Quindi cerchiamo di capire quelle che sono le classificazioni che a me personalmente piacciono e che reputo sicuramente utili nel nostro lavoro. Allora, sono tre importanti classificazioni. La prima è la capacità metabolica, ok? Ossia, tendenzialmente come funziona il mio metabolismo, di quante chilocalorie ha necessità il mio corpo, il mio motore, ok? Ora, questo è un fattore in realtà altamente soggettivo. Il metabolismo basale dipende da tantissimi fattori. Uno dei meno considerati è la superficie corporea, perché ovviamente il nostro corpo deve mantenere un'omeostasi anche a livello termico con l'esterno, eccetera, e il fatto di avere una superficie corporea molto molto più grande, molto più vasta, comporta delle spese energetiche molto molto più importanti, ok? Però al di là di questo ci sono diversi fattori che entrano in gioco. A me serve sapere qual è la mia capacità metabolica, ok? E ci sono tendenzialmente individui che hanno una capacità metabolica molto alta, quindi individui che magari per fare effettivamente un bulk hanno bisogno di tante tante calorie, magari sopra le 4.000-5.000 calorie. Ci sono invece individui che magari hanno una capacità metabolica molto più bassa e quindi anche con 3.000 calorie tendono a prendere peso molto facilmente. Alcuni tendono anche a prendere grasso se hanno una BF, un set point di BF tendenzialmente elevato, e quindi in tutti questi casi ovviamente la capacità metabolica è in qualche modo ridotta. C'è un altro fattore poi da analizzare, ossia i cosiddetti adaptive metabolism, che sono tendenzialmente persone con capacità metaboliche alte, e proprio per questo si parla di capacità, nel senso che sono individui il cui metabolismo si adatta molto facilmente all'input calorico. Ossia, voi sapete che uno dei fattori principali che mi indica quanto il mio corpo spende è quanto io introduco, e più introduco più il mio corpo è disposto a spendere, a disperdere energie se vogliamo. Quindi se io mi metto a 3.000 calorie, il mio corpo alla lunga si metterà a spendere 3.000 calorie. Se io mi metto a 5.000 calorie, il mio corpo alla lunga raggiungerà queste 5.000 calorie. Cioè, non potete pensare di raggiungere un livello calorico in cui il corpo continua ad accumulare finché non esplode. Sappiamo che il nostro corpo può accumulare veramente, veramente tanto, però a un certo punto c'è comunque una ricerca dell'omeostasi. Ok, benissimo. Gli adaptive metabolism hanno una capacità di adattamento molto, molto veloce. Sono tendenzialmente soggetti che durante fasi di bulk in cui si aumenta gradualmente l'input calorico continuano a prendere pochissimo peso o non prenderlo affatto, proprio perché il metabolismo sta al passo di questo aumento calorico. E questo è un altro fattore da considerare e da analizzare quando stiamo studiando un caso anche su di noi. Cioè, se vediamo che in bulk non prendiamo peso e che sostanzialmente la situazione è variata nonostante il diverso input calorico, allora probabilmente siamo proprio degli adaptive metabolism, e questo discorso vale sia salendo che andando a scendere. Benissimo, ecco. In tutti questi casi ovviamente la soluzione è abbastanza semplice: lavorare in primis sull'alimentazione, ossia se tendo ad aver bisogno di tante calorie per salire, allora tante calorie andrò ad introdurre. Se sono un adaptive metabolism, quello che posso fare è utilizzare dei salti, dei gap calorici molto importanti, ossia non aumento magari di 25 grammi di carboidrati ogni settimana, ma ogni settimana ci vado a sparare altre 500 calorie, altre 1000 calorie in più in determinati casi. Quindi cerco di utilizzare dei step molto più alti in modo da creare anche per tempi minimi un surplus metabolico, un surplus calorico, finché il mio metabolismo non torna ad adattarsi a quello che è l'input calorico. Detto questo, quindi, qual è il concetto di base? Che nel caso in cui vedo che sto salendo tanto di calorie, una cosa che mi piace fare è a questo punto ridurre l'output. Quindi riduco l'allenamento, magari non la frequenza dell'allenamento, però vado a ridurre quello che è il volume, ok? Il primo importante testimonial dell'output. Quindi magari scelgo degli allenamenti anche in monoserie, quindi poche serie per distretto muscolare per singola seduta. Quindi per esempio decido di allenare un distretto anche 3-4 volte a settimana, ma con una sola serie allenante, ma una serie super super intensa, quindi tanto lavoro di ramping, arrivo a un determinato RM e ci sparo tutta l'intensità possibile immaginabile su quella singola serie allenante. E questa è una strategia ottimale perché mi permette di non salire troppo le calorie, quindi non mettere troppo in difficoltà il sistema gastrointestinale, però al tempo stesso di avere un bilancio energetico quantomeno favorevole. Ok, quindi questo è il primo discorso, quello della capacità metabolica. Ovviamente per quanto riguarda il discorso del cut è più o meno lo stesso gioco: scendo tanto di calorie, pur di non scendere tanto io preferisco a un certo punto andare a aumentare l'output, quindi inserire il cardio, inserire più volumi di allenamento e via discorrendo. Quindi tutte metodiche che hanno sicuramente giocano un ruolo fondamentale, cioè non lavoriamo soltanto sull'input ma anche sull'output. Ora, secondo punto di classificazione sono le carenze muscolari. Ora, da questo punto di vista io ho notato principalmente due tipologie
ok, fisiche, due morfotipi se vogliamo, che sono a mio avviso molto più interessanti e si concentrano solo sull'aspetto muscolare, ossia le persone che sono torso dominanti e le persone che sono arti dominanti. Tendenzialmente le persone torso dominanti sono per esempio me, con un petto e un gran dorsale, una schiena tendenzialmente molto più sviluppati rispetto al blocco spalla-braccio e agli arti inferiori, quindi le gambe. Le persone invece arti dominanti tendono ad avere delle belle braccia, anche delle belle spalle e soprattutto delle belle gambe, ok? Queste sono un po' due classificazioni, poi ovviamente ci sono persone più estetiche, più proporzionate, meno proporzionate, ci sono persone che tendono ad essere più strette, meno strette. La struttura scheletrica ovviamente ha un ruolo in questo e può falsare. Una persona che può sembrare che non abbia un bel dorso, in realtà magari è semplicemente molto molto stretta, ma c'ha veramente un bel sviluppo del gran dorsale. Comunque, al di là di questo, queste sono delle differenze. E ovviamente il discorso delle carenze muscolari ci identifica semplicemente quella che è la nostra split di allenamento, la programmazione e la specializzazione, nel senso cerchiamo di dare priorità a quei distretti muscolari che sono per noi carenti, avranno bisogno logicamente di più attenzione. Ora, l'ultimo punto, e a mio avviso il più importante in assoluto, riguarda la biomeccanica. Ok, la biomeccanica individuale. Possono essere fatte tante classificazioni che riguardano la biomeccanica. Una delle più importanti, diciamo l'esempio principe, è quello che riguarda le leve. Leve lunghe, leve corte, ok? Ora, esempio, un soggetto con delle leve lunghe avrà molta molta difficoltà a fare un esercizio come la panca piana. Perché? Perché il ROM sarà molto molto più lungo per arrivare fino in fondo. Avrà molta più facilità invece a fare un esercizio come uno stacco. Perché? Perché serve meno spazio da quando prende il bilanciere fino a quando sale, proprio perché la leva è più lunga. Quindi il fatto di avere delle leve lunghe o corte rivoluziona totalmente l'esercizio, lo schema motorio e quindi la partecipazione dei diversi distretti muscolari. Quindi nel momento in cui identifichiamo una certa biomeccanica, dobbiamo anche sapere su quali esercizi puntare per sollecitare al meglio quel determinato distretto. Quindi, di nuovo, se ho le leve tendenzialmente lunghe, magari non mi conviene puntare troppo su una panca piana, perché è un esercizio comunque di per sé svantaggioso per la persona. Se ho la cassa toracica larga fatta in un certo modo, stesso discorso. Devo rivalutare tutti gli esercizi per il gran pettorale, perché ovviamente sarà completamente diversa la biomeccanica rispetto a una persona che ha la cassa toracica tendenzialmente stretta. Questo è il motivo per cui se vedete una persona, un atleta, che fa un determinato esercizio, non dovete necessariamente farlo anche voi, perché non è detto che quell'esercizio si rifaccia a quella che è la vostra biomeccanica, ok? Quindi calzi, ecco non mi viene il termine, che calzi perfettamente su di voi, ok? Quindi, in base alla vostra biomeccanica, e questa è un'altra analisi che dovete fare, identificate quelli che sono gli esercizi, gli schemi motori che effettivamente potete seguire con correttezza, attivando al meglio il distretto muscolare target, in maniera stabile, in maniera partecipativa, in modo che tutte le ripetizioni siano quanto possibile identiche con le altre. Ok? Quindi detto questo, a mio avviso queste sono le tre importanti classificazioni che dovete fare per identificarvi da qualche parte. Quindi qual è la vostra capacità metabolica, se siete dell'adaptive metabolism o meno. In secondo luogo, quelle che sono le vostre carenze muscolari, se siete degli atleti torso dominanti o arti dominanti. Ovviamente se uscite da tutte queste classificazioni non c'è assolutamente alcun problema, perché sono stereotipi generali, ok? Cose fatte sulla percentuale di popolazione, ok? Quindi non è che per forza dovete rientrare da qualche parte. E in ultimo luogo, quella che è la vostra biomeccanica, se avete leve lunghe corte, com'è la vostra cassa toracica e via discorrendo. Ovviamente se volete un approfondimento su una di queste tematiche fatemelo sapere qua sotto nei commenti, in modo che vediamo esattamente come intervenire. Però, come avete visto, a me personalmente non piace ragionare per macrotipi, per morfotipi, per somatotipi, per quello che vi pare, ma piace per ragionare sulla persona, sul tipo, ok? Sul soggetto che ho davanti, per cercare di capire qual è la biomeccanica, per cercare di capire come intervenire, quali sono gli schemi motori ideali da utilizzare, qual è l'approccio dal punto di vista della capacità metabolica, l'approccio alimentare ideale e via discorrendo. Quindi ragionare sempre sul tipo, ragionare sempre sul soggetto, sul suo background, eccetera. Quindi per questo video è tutto, io come al solito vi invito a iscrivervi alle nostre piattaforme, quindi innanzitutto qua su YouTube, poi su Facebook e su Instagram, su quale siamo particolarmente attivi. Quindi detto questo, fate tutte le domande che volete qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.